Ciao ragazzi, adesso facciamo una passeggiata qui sul torrente un attimo per guardare com'è la conformazione delle pietre, perché in base anche al tipo di pietre che si vedono si può capire se si può fare un po' di prospezione oppure no. Allora, lì davanti abbiamo un airone cenerino, adesso vediamo se riesco a ingrandirlo un po'. Eccolo lì, eccolo lì. Il fiume viene da qui in giù, così. Noi adesso lo risaliamo piano piano e guardiamo un attimo le pietre che ci sono e come sono messe. Ecco qui, vedi qui, si vede già appena appena una piccola fase di embricatura, però non è tanto evidente. Ci sono delle pietre scure, queste pietre qui che sono delle pietre pesanti, questa qui è un'altra pietra pesante, e sono le pietre che dobbiamo guardare così a vista. Qui ce n'è un'altra, questa, questa, qui ce ne sono altre due. Salendo, salendo, questa è un'altra pietra pesante, vuol dire che del materiale pesante si è fermato qui, quindi qui sarebbe da fare un po' di prospezione. Questa è anche un'altra pietra pesante, questi ciottoli qua. Questa è la classica scaletta chiamata embricatura, è formata da delle pietre un po' piccole adesso, ma trovano anche delle pietre più grosse. Però ecco questo com'è formato, così. E qui al momento che ci sono le piene, queste pietre qui cominciano a vibrare, e se ci passa del materiale pesante, con la vibrazione delle pietre che fanno, se ne va giù in fondo qua. Questa è una pietra pesante, lì ce n'è un'altra, quella lì è un'altra, là ce n'è un'altra, quindi sono dei buoni indicatori, anche se qui i grossi massi non ce ne sono, eh. Qui c'è un'altra pietra pesante, questa è un'altra, questa, 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 e siamo sempre nella stessa direzione, quindi vuol dire che qui è una zona dove si depositano del materiale pesante, e qui è il luogo dove cominciare a fare delle prospezioni, un po' qua, un po' là. Questa è un'altra pietra pesante, questa qua, questa è un'altra pietra pesante, e così si risale. Io adesso sto facendo delle prove qua, ho portato via un po' di secchi di roba e qualcosina è uscita. Sono sempre nella stessa direzione, vedi, questa qui, di dove può esserci del materiale pesante depositato. Adesso qui vi faccio vedere qualcosina, vediamo un po' da quale parte si vede bene. Vedi. Qui la cosina si comincia a vedere. Ecco qui. Qua. Qua sopra. Qua. Qui. Questa è tutta. Questo qui, 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 questa è tutta sabbia nera, quindi è un ottimo indicatore che qui passa, può essere che si trova del materiale pesante. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, anche qua.
qua. Qui è tutto dritto, scuro, con queste strisce qua così, queste. Qua, addirittura, vedi, sono pure dei granelli. Proprio dove è passata l'acqua è tirato fuori la sabbia nera. Qui è da provare, da fare un po' di prospezione. Io adesso sto scavando qua questo pezzo qua, così sono partito dalla dietro, sto venendo avanti. Il sistema giusto per fare lavorare questo sedimento qua, con i ciotoli e tutto, e poi ripristinare di nuovo il sito com'era, la cosa più facile è questa: prendere da una parte, partire e buttare tutto dietro, in modo che man mano che si scava davanti, così, le pietre queste qua si posizionano dietro, così, si mettono dietro, non verranno mai in maniera naturale come sa fare solo il torrente, però diciamo che si ripristina il sito. Poi quando si lava la roba, che viene setacciato, questo qui che rimane, si butta dietro le pietre. Modo si ripristina in automatico il sito, e nello stesso tempo quando vengono di nuovo le piene qui il torrente ricarica di nuovo di oro. Io qui è la terza volta che vengo e scavo un pochettino più in là, sono partito da lì, ho riscavato di nuovo oggi che sono tornato, ho ritrovato di nuovo dell'oro, non in maniera sufficiente perché non ci sono state delle grosse piene, però due o tre pagliuzzette le ho trovate, dove avevo già scavato. Quindi vuol dire che il sistema funziona. Poi lo dicono tutti, anche quelli più esperti lo dicono, i geologi lo dicono tutti, che questo sistema qua è il migliore. Quindi cerchiamo di seguire un po' e dare una mano alla natura a ripristinare i siti. Un secchio di roba, un secchio di questo equivale a 1,5 di muratore. Bella qua, 1, 2, 3,
quando si mette il materiale nella canalina bisogna cercare di distribuirlo sempre al meglio, perché più è distribuito in maniera uniforme e più la canalina lavora in modo veloce. Non aver fretta di svuotare il secchio, perché tante volte con la fretta si perde della roba. Io alcuni ho visto proprio fare così. Prima di veloce ci vuole più tempo a pulirlo. E poi nello stesso tempo, se invece di metterlo qua, lo metti un pochino più qua, se c'è qualche pagliuzza d'oro in giro per di qua, la perdi. Vedete, si distribuisce abbastanza bene, ma è abbastanza veloce e nello stesso tempo la canalina lavora a dovere. Poi naturalmente ognuno deve conoscere la propria attrezzatura, eh. Un'altra bella è uscita qui. Qualcosina c'è. Proviamo a contarle insieme. Ce ne sono una ventina un po' belline. Poi ogni tanto un'altra cosa che bisogna fare quando si usa la canalina: se avete i gradini, le scalette, i gradini, ma anche l'altro tipo di canalina che hanno tutti i gradini e così via, ogni tanto bisogna prendere anche un pezzettino di legno sottile, non grosso, e fare questo lavoro qua, piano piano, senza andare di fretta, così muoverlo da una parte all'altra, all'interno del gradino lascia fare il vortice e va via la roba leggera e la roba pesante va in fondo. In automatico il po' si pulisce. Io lo faccio sempre. Voilà. Adesso andiamo a fare ancora un secchio. Poi vediamo. Qualcosina si vede. Qualcosina c'è. Thank you.